Scusa, che ci sta Piero? No. Eccomi, andiamo a scoprire New York. Amici del Miraggio New York, oggi andiamo assieme a visitare alcuni posti stupendi di Wall Street. Andiamo! Questa a mio fianco è la statua di George Washington e questo è il Federal Hall, dove George Washington ha giurato nel 1789, il 30 aprile, come primo presidente degli Stati Uniti. E qua abbiamo un reperto storico, la Bibbia su cui ha giurato il presidente George Washington. Questa pietra sul balcone di questo luogo è dove George Washington ha giurato. E dal potere politico alle mie spalle, proprio di fronte, abbiamo il potere finanziario, l'edificio di Wall Street. La borsa di Wall Street è la più capitalizzata al mondo e quando una nuova impresa si quota in borsa, qui dove sono le colonne appare un banner immenso. Una piccola chicca, questa è una riproduzione del muro di Wall Street che era di legno. Proprio di fronte a Wall Street, con questo sguardo di sfida, c'è questa statua che rappresenta una bambina. Per alcuni è un atto di accusa all'ambiente molto maschilista di Wall Street. Prima la statua si trovava proprio di fronte al toro di Wall Street, però ne cambiava molto il significato e quindi hanno deciso di rimuoverla e di metterla qui. La Trinity Church è la prima chiesa di New York, di Manhattan. Si trova a Wall Street ed è stata costruita alla fine del 600. È una chiesa episcopale e accanto alla chiesa c'è il primo cimitero di New York. Ci sono delle lapidi del 1700. Questo cimitero è sepolto anche Alexander Hamilton, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti. Se amate lo shopping e amate risparmiare, qui c'è il luogo giusto, Century 21 a Wall Street. Grandi marche, marche americane, c'è di tutto a prezzi competitivi. Questa è la stazione di Fulton Center, qui tantissime metropolitane si fermano ed è il luogo da cui spesso inizia un tour di Wall Street. La stazione dentro è fantastica. Questa è la cappella di San Paul, è famosa perché durante l'attentato dell'11 settembre qui c'era il centro da cui si gestivano i soccorsi e se entrate all'interno vedrete tantissimi gagliardetti di tutti i corpi dei pompieri, della polizia, di tutto il mondo. È un luogo che è molto importante adesso per i newyorkesi. Qui siamo a Stone Street, una via che è rimasta così cristallizzata nel tempo, sembra di essere ad Amsterdam con queste pietre, con questi ciottoli, di notte si anima tantissimo. Questo è il toro di Wall Street, un'icona di New York, dell'italiano Arturo Di Modica che lo piazzò senza permesso negli anni 80 proprio di fronte alla borsa di Wall Street, ma adesso se ne sono innamorati tutti, soprattutto i turisti che si fanno la foto. La foto che non può mancare è quella che porta fortuna con i testicoli del toro. Questo è Bowling Green, un piccolissimo parco, ma è stato il primo parco di New York e dietro c'è un luogo fondamentale. Il Bowling Green è stato costruito nel 1733, agli albori di questa città. Questo è il museo degli indiani americani, dei nativi americani. L'ingresso è gratuito, vi consiglio di andare perché dentro è bellissimo e non dobbiamo mai dimenticarci che la grandezza di New York è nata sopra la tragedia dei nativi americani. Qui siamo a Battery Park, la punta di Manhattan, il punto più vicino anche alla Statua della Libertà, infatti da qui si prendono i traghetti per andare a visitare sia la Statua della Libertà che Ellis Island. I biglietti li potete comprare con noi. Da qui parte anche lo Staten Island Ferry gratuito che va da Manhattan fino a Staten Island e passa anche vicino alla Statua della Libertà, è riconoscibile per questo suo colore giallo intenso. Qui a Battery Park c'è anche un monumento celebrativo dei caduti di guerra, caduti di guerra della Seconda Guerra Mondiale. Chiudiamo il nostro giro di Wall Street con il World Trade Center. Queste sono le fontane commemorative dell'11 settembre. Ricordano la tragedia del 2001, è uno dei luoghi più toccanti, anche più duri da visitare.
Lungo i bordi delle fontane sono scritti, incisi i nomi di coloro che hanno perso la vita e gli addetti, ogni volta in cui una persona compie gli anni, mettono sopra un fiore. Sempre qui, a fianco alle fontane commemorative, c'è anche il museo dedicato all'11 settembre. Questo è il One World Trade Center, il grattacielo più alto di New York, 1789 piedi, 541 metri, e qui c'è uno degli osservatori più belli da cui si vede tutta Manhattan, ma anche New Jersey, e il Queens e Brooklyn. I biglietti li potete acquistare con noi. Vi consiglio 5 posti per una pausa a pranzo. Potete mangiare la pizza a $5 da Kestè. Potete venire nella Steakhouse del Monico, il panino fantastico di Pisillo, la pasta di Maestro Pasta, oppure fermarvi da Italy. Vabbè amici, concludiamo con l'Oculus di Calatrava. Vi abbiamo fatto vedere Wall Street, un po' la zona di downtown. Ci vediamo a New York. Ciao!